Buongiorno a tutti. Allora, proseguiamo con le cosiddette schedine e bollettine del Gigione, si fa per dire, con i possibili marcatori dell'ultima giornata, ahimè, del campionato di Serie A. Poi se ne riparlerà ad agosto. Dovrebbe ripartire alla terza settimana di agosto il campionato, salvo che non succeda qualche altro disastro. Comunque, partiamo con Cagliari-Genoa. Per il Cagliari accoppiata Gio Pedro Pavoletti, poi scegliete l'attaccante che vi acchiappa di più, e Nainggolan. Per il Genova, destro e Shomurodov come possibili marcatori, che tra l'altro Shomurodov ogni volta che entra segna, e attenzione che magari se lo fai partire dal primo minuto non segna, però ci proviamo. Vedo una partita bella, interessante, magari un bel 2-2 potrebbe essere un risultato che ci potrebbe stare. Non penso che facciano uno squallido 0-0. Mi auguro di no, mi auguro che, visto che è l'ultima giornata, entrino in campo e abbiano voglia di giocare a calcio e non di stare lì a fare melina. Capisco che non è semplice senza pubblico, però noi non avevamo bisogno del pubblico per divertirci, anzi, ci divertivamo, sia che se c'era il pubblico ci esaltavamo ancora di più, però se anche non c'era nessuno era un piacere giocare. Proseguiamo con Crotone-Fiorentina. Per il Crotone dico Simi perché questo segna, ha segnato praticamente quasi sempre una valangata di gol. E Onas che il Napoli ha lasciato andare a Crotone e sta dimostrando di non essere così scarso come sembrava. Per la Fiorentina dico Vlahovic perché anche lui vorrà aumentare il numero di gol in campionato e Ribéry. Proseguiamo con Sampdoria-Parma. Sampdoria-Parma ho scelto il Quaglia, non potevo esimermi dall'ultima giornata a non mettere Quagliarella e Gabbiadini come possibili marcatori per la Samp. E per il Parma butto lì un Pellè e Gervinho che magari proprio all'ultima giornata si decidono finalmente a fare un gol per uno. Finalmente sarebbe anche ora, anche se ormai è tardi. Ormai è tardi. Veniamo a Inter-Udinese, dove l'Inter giocherà con Lukaku e Pinamonti dall'inizio, quindi metto Lukaku e Pinamonti come possibili marcatori, accoppiata, poi scegliete quello che vi fa più libido, e Eriksen, che potrebbe magari inventarsi il tiro da fuori o la punizione. Per l'Udinese dico Okaka e Makengo come surprise, che magari non ti aspetti. Proseguiamo con Atalanta-Milan, partita che vale molto per tutte e due le squadre. Per l'Atalanta vale un secondo posto, che vuol dire una valangata di soldini, e per il Milan vuol dire andare in Champions, perché se non vinci non vai in Champions probabilmente. Quindi per l'Atalanta dico Muriel e Malinowski, per il Milan dico Calhanoglu e Rebic. Andiamo a Bologna-Juve. Bologna-Juve dico Palacio, che magari vorrà salutare con un gol, forse anche per lui come per Pande potrebbe essere l'ultimo anno, e Orsolini, gol dell'ex, surprise. Per la Juventus accoppiata Dybala-Ronaldo, poi scegliete quello che vi acchiappa di più, e Chiesa che spesso e volentieri ha risolto i problemini alla Juve, tipo in Coppa Italia per dire. Andiamo a Napoli-Verona, partita importantissima per il Napoli, se vince vuol dire Champions, quindi dico Zielinski, Osimhen, marcatori per il Napoli, e per Verona faccio l'accoppiata che finisce in Ić, Lazovic e Kalinic, anche se credo che questa è una partita che non lo so, io credo che il Napoli un 2-0, un 3-1 dovrebbe riuscire a chiuderla. Poi tutto può accadere, perché sono riusciti a fare 1-1 col Cagliari, quindi non si sa mai. Ma è che il Cagliari ha dimostrato di essere una squadra ostica, visto che ha pareggiato anche a Milano col Milan. Veniamo a Sassuolo-Lazio, con una Lazio che andrà senza Luis Alberto, senza Milinkovic-Savic, eccetera, eccetera, a fare teoricamente la vittima sacrificale contro il Sassuolo. Quindi comunque dico, per il Sassuolo Djuric c'era Spadori. E per la Lazio dico Immobile e Muriqi. Vedremo se Immobile riesce a fare almeno un golletto. Per
Proseguiamo con Spezia Roma, Roma che deve cercare di mantenere il suo vantaggio sul Sassuolo, se no l'anno prossimo non fa neanche la Conference. Comunque per lo Spezia dico Nzola e Saponara, per la Roma Mkhitaryan e El Shaarawy come possibili marcatori. Veniamo all'ultima partita che sarebbe dovuta essere uno spareggio, ma spareggio non è perché il Torino ha pareggiato con la Lazio 1-1. E quindi per il Torino dico Sanabria e Belotti come possibili marcatori, e per il Benevento butto lì un Tello e un Di Serio, che visto che giocheranno domenica così, perché il Benevento va lì con la seconda squadra, praticamente va ma lì, ormai non gliene può fregare di meno, quindi giustamente fanno giocare i giovani che magari si inventano la partita della vita, non si sa mai. Non diamo per scontato, giocano con le seconde linee. Io ho visto tante volte squadre che erano decimate da infortuni e squalifiche giocare contro la Big, con i giovani, con le riserve, eccetera, e andare a vincere. Quindi attenzione. Detto questo, Gragassoli, vi saluto, vi ringrazio. Adesso vado a preparare i possibili giocatori che tireranno almeno una volta in porta. Ciao!